tratta di un flauto Petzold, un flauto contrabbasso Petzold. Petzold è il nome, un po' come per il sassofono, il nome del costruttore, Ebert Petzold, che ha avuto l'idea di ricavare dei flauti dolci dalle canne d'organo. È un pezzo scritto per questo strumento, un pezzo scritto nel 1984, che è il frutto appunto del lavoro fatto insieme a Fausto su questo strumento. Per molti anni in realtà i flautisti che utilizzavano questi strumenti si sono occupati soprattutto di improvvisazione. Improvvisazione utilizzando anche un po' l'elettronica, ma appunto nell'inizio degli anni 90 non c'era quasi niente, anzi fondamentalmente non c'era niente di repertorio solistico per questi strumenti, per questa famiglia di strumenti. E io ho pensato appunto di andare un po' in quella direzione. Io suono tutta la musica dal Cinquecento, la musica contemporanea, mi interessa di fatto tutta la musica, mi piace moltissimo. Dietro al pezzo c'è ovviamente un'idea poetica che è già evidente nel titolo, Seascape, ma paesaggio marino, ma di fatto Fausto era un compositore che si occupava di musica in una maniera molto concreta, molto poco filosofica, almeno questa è la mia impressione. Fondamentalmente ha utilizzato tutti i suoni ha utilizzato tutto quello che si può fare con lo strumento, io direi, poi è chiaro, si possono fare 10.000 pezzi diversi con gli stessi suoni, ma come sempre era, è stato bravissimo. Credo che la caratteristica più interessante dei flauti dolci in genere, e anche ancora di più di questi flauti grandi, dei flauti Petzold, sia il suono rumore, la trasformazione tra suono e rumore. Personalmente non mi interessa tanto il flauto dolce, mi interessa la musica, mi interessa quello che il flauto dolce può dare alla musica. Non credo che le note siano la cosa più interessante. E questo è il motivo per cui negli oltre 50-60 pezzi scritti per me l'uso dello strumento che si fa è piuttosto questo di non vorrei dire suono rumore, non mi piace la parola effetti, mi piace la parola suoni, ecco, sono suoni diversi.